L'ordinanza non c'è ancora, le restrizioni servono in Veneto, ma servono anche in tutta Italia. Per questo, dopo l'incontro con i sindaci, il presidente Luca Zaia attende le decisioni del governo nazionale. Non c'è alcun dubbio che dopo lo spettacolo immondo, così l'ho definito, degli assembramenti dello scorso fine settimana, si debba intervenire, ma servono i ristori se si chiude tutto o quasi, come pare voler fare l'esecutivo di Palazzo Chigi, almeno per Natale. Se tu vuoi fare una misura incisiva, cioè, ipotizziamo che si faccia una misura di minima con un salto, si va all'arancione. L'arancione prevede già una serie di restrizioni che sono pesanti e quindi è fondamentale che ci siano i ristori. Io capisco che è difficile trovare un punto di equilibrio. Noi ci siamo, non ci tiriamo indietro. Se c'è da fare facciamo autonomamente, se c'è da fare per dare l'assenso al governo daremo l'assenso sulla base di una proposta. Ovviamente dobbiamo vedere la proposta, però noi siamo convinti che delle misure ci vogliano in questa fase. Guardate, il nostro pensiero va agli operatori, ovviamente ai ricoverati, ma gli operatori sono tirati. Intanto io dico che la squadra dei sindaci è una squadra responsabile, abbiamo parlato con tutti, tutti sono stati collegati per tutto il tempo. Dico che, faccio degli esempi, cioè una città come Treviso è riuscita a schierare 25 vigili della Polizia Municipale, insomma uomini della Polizia Municipale, cioè le forze sono ridotte. Immagino che ci siano anche delle forze di polizia, però capite che se bisogna andare a strascico a far multe in mezzo alla popolazione c'è anche un rischio, come si vede, di tensione oltretutto, no? Perché poi immagino anche che molti siano lì, cioè beccarsi una multa di 400 euro, di 1000 euro, cioè non è che ti passa comunque la giornata, cioè è un danno, un grave danno. Quindi bisogna cercare una soluzione. E allora i sindaci sono responsabili, non si sono tirati indietro e hanno sempre dimostrato di avere a cuore la salute dei cittadini. Però è pur vero che se pensiamo di gestirla con le multe, guardate, poi conoscete la mia posizione, insomma, io non ho mai pensato che questa vicenda debba essere gestita con le multe.